Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Infrastrutture adeguate porterebbero 5.300 posti di lavoro in più. Così Messeri, presidente di Confindustria Firenze, ha aperto i lavori dell'assemblea annuale di Confindustria, tenutesi proprio nella giornata di ieri, dove era presente anche il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Vediamo il servizio. Progetti come l'alta velocità ferroviaria a Firenze e il potenziamento dell'aeroporto non sono progetti territoriali ma progetti paese. Con questa frase pronunciata a margine dell'Assemblea annuale di Confindustria Firenze dedicata alla cultura della crescita, il presidente nazionale Vincenzo Boccia ha toccato il nervo scoperto per la Toscana e Firenze, sesta economia italiana con un export triplo rispetto alla media delle altre regioni. Il futuro è strettamente legato alla soluzione dei problemi infrastrutturali, quindi porti, aeroporti con una nuova pista per lo scalo di Peretola, alta velocità, terza corsia per la 1, rilancio del polo fieristico della Fortezza. Secondo il presidente di Confindustria Firenze, Massimo Messeri, con infrastrutture adeguate si avrebbe una crescita del PIL dell'1%, 5.300 nuovi posti di lavoro ed effetti positivi per 270 milioni di euro all'anno. Di fronte a tanta pressione, la replica del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha il tono della rivendicazione. Ho sbloccato i due cantieri della tranvia e mi sto assumendo tutto il carico, il peso di un'opera molto impattante sulla città. Stiamo accelerando con determinazione sull'aeroporto e proprio perché ho a cuore il tema dell'alta velocità ho posto un punto e ho detto quello che molti non hanno avuto il coraggio di dire. E cioè il fatto che ad oggi siamo bloccati. Il riferimento è al tunnel e alla nuova stazione dell'alta velocità di Firenze. La proposta ventilata da Ferrovie di cancellare opere tanto costose, impattanti e in enorme ritardo sui tempi di realizzazione per procedere con la riorganizzazione dei binari di superficie e l'ampliamento della stazione di Campo di Marte già esistente. A breve è previsto un incontro a Roma fra governo, ferrovie, comune e regione. Il governatore Rossi non ha nascosto qualche perplessità. Il ministro Del Rio ha senz'altro ragione. Si può ridiscutere di opere di 20 anni fa, purché aggiungo io sommessamente non ci si mette altri 20 anni, perché di 20 anni in 20 anni sul lungo periodo siamo tutti morti. Ecco, noi vogliamo vivere e vedere qualcosa. E proprio il presidente Enrico Rossi, ieri durante l'assemblea a proposito delle grandi opere infrastrutturali da realizzare, ha parlato dell'aeroporto come la principale priorità. Sentiamo le sue parole. Perché i pisani capiranno presto che se l'aeroporto di Firenze non si farà, tutto orbiterà su Bologna e la competitività dei territori precipitevolissimevolmente, per quanto ci riguarda, cadrà a favore dell'Emilia Romagna e della città di Bologna. Nel cadere la nostra competitività cadrà anche Pisa. È molto semplice. Io sono convinto che bisogna realizzare la Tirrenica, fare il porto di Livorno, quello di Piombino l'abbiamo messo a posto, abbiamo visto che ha dato risultati importanti, investire nelle ferrovie, sono in corso il raddoppio della Firenze e Lucca, anche con investimenti regionali, a Granaiolo-Empoli, io dico che bisogna arrivare fino a Siena, fare il sottoattraversamento o comunque vedere se si può fare in modo diverso ma con gli stessi risultati. Mi auguro che questa volta davvero si concluda questo dibattito che da troppo tempo si trascina. C'è anche la questione delle terze corsie, l'amministratore delegato Castellucci ci assicura che partiranno. E arriva proprio una dichiarazione del presidente Roberto Naldi in merito all'assemblea annuale di Confindustria Firenze. Infatti Roberto Naldi, presidente di Corporazione America Italia e azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, esprime grande soddisfazione per l'unità di intenti dimostrata dal mondo politico e imprenditoriale intorno alla realizzazione di un'opera strategica per la Toscana. In qualità di azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti stiamo esprimendo ed esprimeremo il massimo impegno alla realizzazione dell'infrastruttura nel miglior modo possibile. L'obiettivo è quello di poter creare il prima possibile una nuova struttura aeroportuale moderna ed efficiente, all'altezza dei migliori risultati e dei migliori standard internazionali, ha affermato così Roberto Naldi. Colgo infine l'occasione per complimentarmi con il management di Toscana Aeroporti per gli importanti risultati che sta conseguendo, con particolare riferimento alla costante apertura di nuove rotte e all'ingresso di nuovi vettori.
E torniamo appunto ad occuparci della questione McDonald's in Piazza Duomo. La commissione tecnica prevista dal regolamento comunale ha deciso, dopo un lungo esame di pratica, di non concedere alcuna deroga alla catena americana di fast food. Il McDonald's dunque non aprirà in Piazza Duomo. Già il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si era già dichiarato contrario all'apertura, rimettendo però ogni decisione alla commissione. Ce ne parla Alessio Poggioni. Il McDonald's in Piazza Duomo alla fine non nascerà, o meglio, dopo che il sindaco Nardella si era già espresso sulla sua personale posizione, il niet più importante è arrivato dall'apposita commissione di Palazzo Vecchio, che può concedere o meno le deleghe al cosiddetto regolamento UNESCO sulle nuove aperture di esercizi commerciali alimentari nel centro di Firenze. La bocciatura è arrivata un po' su tutta la linea e in primis su due questioni. La prima, l'attività prevalente, si legge nella nota, riguarda la vendita di panini della gamma classica dell'azienda McDonald's, accompagnata da patatine fritte, tipologia di somministrazione assimilabile pienamente alla definizione di fast food. E poi, sul progetto architettonico, vetrine e insegne, la Commissione conferma l'impressione negativa già verbalizzata dalla Commissione nelle riunioni del 9 e del 14 giugno sull'impatto del logo sulla facciata prospiciente Piazza Duomo. La questione insegna, insomma, quella M gialla che sul marmo verde, rosa e bianco del Duomo proprio stonerebbe. Eppure le trattative tra Palazzo Vecchio e la grande catena alimentare andavano avanti da 4 mesi e proprio su questo i vertici di McDonald's si sono detti più perplessi, sottolineando il cambio di rotta repentino di Nardella. Ma il sindaco sa bene che il tema è tutt'altro che marginale e che la città lo reputa un rischio oggettivo. Intanto la catena di ristoranti ha già trasmesso ai suoi avvocati il verbale della commissione e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il ricorso al TAR, ma sarà soltanto il primo passo di una lunga battaglia. Se avessi paura dei contenziosi non farei il sindaco di Firenze. Nardella, dalla sua, può vantare la voce della città. L'amministratore delegato di McDonald's Italia, Roberto Masi, invece, un pool di avvocati pronti a trovare punti fragili del regolamento UNESCO. Chi la spunterà? E proprio la possibile apertura del McDonald's in Piazza Duomo aveva diviso nei giorni scorsi anche i cittadini fiorentini e noi siamo andati ad ascoltare i loro pareri. Sentiamo. Cosa ne pensa della possibile apertura del McDonald's proprio qui in Piazza Duomo? Contrario, completamente contrario, perché è contro tutte le nostre tradizioni, è contro tutte le nostre abitudini e quindi praticamente la vedo come una cosa fuori luogo. Che cosa ne pensate? Noi siamo contrari. Perché? Siamo anche commercianti di qua di zona, perché non si vorrebbe che la Firenze fosse piena di tutti questi fast food. Cioè si vorrebbe che ritornasse come una volta con le botteghe storiche e insomma sarebbe più contenti, ecco, tutto qua. Il sindaco vuole tutta roba fiorentina, tutte cose fiorentine, poi gli dà permesso di aprire McDonald's dappertutto, i supermercati dappertutto, vuole roba fiorentina, lo so dove vuole roba fiorentina. Io lo aprirei. Perché? Perché diamo la possibilità di poter mangiare da tutte le parti, visto che hanno aperto mini market di tutto un po', possiamo fare aprire il McDonald's in Piazza Duomo, cioè non vedo il problema. Questa è una mia opinione, probabilmente sarà contrastata da milioni di altri e non lo metterebbero, però siamo in un posto democratico, facciamo aprire se c'è da aprire. Ormai è talmente liberalizzato, o poni dei freni prima, se no a questo punto possono aprire da tutte le parti. Cioè cos'è che glielo vieto? Ormai li hanno liberalizzato ogni cosa. Sarà un grande sbaglio che farà il comune. Così tutti i bar, tutti i locali che lavorano là andranno in fallimento. Preferisco la bistecca alla fiorentina e un hamburger americano, non si sa bene di dove possa essere. Però se questo è il prezzo appunto dell'americanizzazione. Abbiamo voluto gli americani e ora ci prendiamo anche i loro bisogni e i loro modi di vivere. Tutto qui. Speriamo di no comunque, ecco, secondo me io spero di no. E voltiamo pagina e parliamo del tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri a Borgo San Lorenzo, dove ha perso la vita una donna di 61 anni, moglie del consigliere comunale di Borgo San Lorenzo, Patrizio Baggiani. Ma vediamo tutto il resoconto nel servizio. Non ce l'ha fatta alla fine, dopo oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione, la donna di 61 anni, originaria di Ronta, comune di Borgo San Lorenzo, che ieri intorno alle 16 ha urtato violentemente un albero mentre conduceva la propria Fiat Panda su via Papa Giovanni XXIII in direzione Borgo San Lorenzo. Alle origini dell'impatto potrebbe esserci stato un malore che avrebbe fatto perdere alla donna il controllo della vettura, in conseguenza lo schianto contro l'albero presente sul marciapiede. L'incidente è avvenuto all'altezza della vecchia stazione dei Vigili del Fuoco e la circolazione in entrambi i sensi di marcia ne ha risentito fortemente.
fortemente per circa 2 ore. La notizia del decesso è corsa rapida sui social network, dove in molti hanno espresso il cordoglio per la scomparsa della donna, anche perché qualche anno fa la sua famiglia aveva subito un lutto simile, sempre causato da un incidente stradale. E alla luce del grave lutto che ha colpito ieri appunto il consigliere comunale di Borgo San Lorenzo, Patrizio Baggiani, il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio comunale, il consigliere e tutta l'amministrazione hanno manifestato le più sentite condoglianze. Esprimo la mia vicinanza all'amico e consigliere Baggiani, dichiara il sindaco Paolo Moboni, e con lui a tutta la sua famiglia colpita da questa improvvisa perdita. Ora cambiamo argomento perché arriva anche un'importante novità per quanto riguarda la sanità. Le liste di attesa per gli esami medici saranno infatti ridotte di un terzo entro la fine del 2016. Il piano della regione prevede infatti di ridurre le liste del CUP attraverso la gestione separata delle prenotazioni dei pazienti oncologici e cronici. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Le liste di attesa per gli esami medici in Toscana saranno tagliate di un terzo entro la fine del 2016. Lo prevede il nuovo sistema studiato dalla Regione, che toglie al CUP il carico delle prenotazioni dei follow-up, cioè dei controlli periodici dopo interventi e terapie. Nello specifico del follow-up oncologico, che riguarda 100.000 toscani, si occuperà un punto servizi nei CORD degli ospedali, mentre quello per le malattie croniche come diabete e broncopatie, che colpiscono 200.000 toscani, sarà gestito dalla medicina generale. Non dovranno rivolgersi al CUP nemmeno le future mamme, che insieme al libretto di gravidanza avranno già l'agenda degli esami da fare nei 9 mesi. Subito dopo l'approvazione della legge sulla riforma sanitaria, noi abbiamo messo a lavorare su questo tema le migliori eccellenze che abbiamo. Abbiamo messo a lavorare il Sant'Anna, l'Agenzia Regionale di Sanità, il meglio delle aziende sanitarie, la nostra direzione. Abbiamo lavorato esclusivamente su questo, raccogliendo dati, nella consapevolezza che un problema complesso si affronta guardandolo da tutti i punti di vista e con dati certi alla mano. Alla nuova impostazione, spiega l'assessore Stefania Saccardi, contribuisce anche la delibera sulla sanità d'iniziativa approvata dalla Giunta regionale il 5 luglio, che destina 1 milione proprio alla riorganizzazione dell'offerta clinico-diagnostica. Intanto si prevede anche un uso più fruttuoso delle attrezzature mediche, che in Toscana certo non mancano. In collaborazione con i direttori generali e con i tecnici analizzeremo luogo per luogo quanto le macchine lavorano e quanto invece possono lavorare, cominciando ad allargare le possibilità di diagnosi anche ai pomeriggi e sabato mattina. Il CUP sarà ora riorganizzato con un'unica piattaforma informatica per le prenotazioni e anche il personale dovrà essere ristrutturato, ma, assicura l'assessore Saccardi, nessuno resterà senza lavoro. E rimaniamo sul tema della sanità, perché buone notizie arrivano anche sul fronte della riforma varata lo scorso dicembre, che prevede una stabilizzazione dei lavoratori precari a partire dal prossimo 15 luglio. Vediamo il servizio. Sono 93 i lavoratori precari del sistema sanitario toscano che a partire dal 15 luglio saranno stabilizzati nelle ASL, negli ospedali o in altri enti. I profili professionali sono 16, fra cui tecnici di laboratorio, ostetriche, impiegati amministrativi, medici, infermieri, fisioterapisti, educatori professionali e assistenti sociali. Complessivamente i concorsi sono 19, banditi da Estar e riservati a professionisti che hanno maturato almeno 3 anni di attività nel servizio sanitario regionale, dalla fine del 2008 all'ottobre del 2013. La stabilizzazione dei precari era uno degli impegni assunti dalla Regione Toscana con la riforma dei servizi sanitari, varata nel dicembre scorso. Una riorganizzazione completata in questi giorni con l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge che ha introdotto le ultime regole per il riordino istituzionale riguardanti il direttore di zona e il direttore della Società della Salute, il trattamento contributivo del direttore generale e di quello amministrativo, i componenti sindacali delle ASL e l'Estar. Un provvedimento che, secondo gli esponenti del PD in Consiglio regionale, dovrebbe consentire alle 3 nuove macro ASL di diventare operative al 100%. Una notizia di poco fa, 2 trans mandano 5 carabinieri in ospedale. Sono stati infatti necessari rinforzi per sedare l'ira di 2 brasiliani che hanno aggredito un viaggiatore in attesa del treno alla stazione di Prato. L'aggressione all'uomo, che era in attesa sulla banchina della stazione, è scoppiata per motivi futili. Tuttavia è stato comunque necessario l'intervento dei carabinieri chiamati dall'uomo stesso, finito appunto nel mirino dei 2 brasiliani. Ma neanche l'intervento dei militari è servito in un primo momento a sedare
ricordare appunto l'ira dei due, che a quel punto se la sono presa proprio con i carabinieri. Una scena appunto surreale che ha costretto i carabinieri a chiamare altri colleghi il loro aiuto. Solo in caserma è venuto fuori che gli aggressori erano sotto l'effetto di stupefacenti. Il bilancio alla fine è stato appunto di 5 militari che sono finiti in ospedali per le contusioni riportate nella zuffa. Cambiamo argomento perché è stato indetto uno sciopero nazionale delle aziende di igiene urbana previsto per l'11 e 12 luglio, causa il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Potrebbero pertanto verificarsi possibili disagi e disservizi. Non è perciò garantita per i due giorni la raccolta di rifiuti, specialmente quella porta a porta. Il resoconto lo vediamo nel servizio di Giovanni Crocchini. Due giorni di scioperi con disagi in vista. Si prospettano infatti due giornate di scioperi per i cittadini della Val di Seve e del Val d'Arno, a causa dello sciopero nazionale delle aziende di igiene urbana, che andrà a coinvolgere anche Aer S.p.A. Lo sciopero è stato indetto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2013. ARSPA assicura però che, come stipulato nell'accordo nazionale del 2001 sul diritto allo sciopero, saranno garantiti alcuni servizi, come i servizi di raccolta e trasporto rifiuti per le utenze scolastiche e le mense di enti assistenziali, e per gli edifici pubblici come ospedali, stazioni ferroviarie e caserme. AER assicura ai cittadini che i servizi riprenderanno poi regolarmente da mercoledì 13 luglio, scusandosi per il disagio che andrà a creare. In un periodo di forte insicurezza sociale, dove i mercati richiedono un aumento della flessibilità, aumentano anche gli scioperi, con cui i lavoratori vogliono provare a far sentire anche la loro voce. Ed è stato presentato proprio nella giornata di ieri in Consiglio regionale un particolare videoclip sull'abbandono degli animali dal titolo Parallele, del musicista Francesco Guasti. Un videoclip potente, come l'ha definito il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, presente alla conferenza stampa assieme ai consiglieri 5 Stelle Andrea Quartini e Irene Galletti. Vediamo tutto il servizio. Un videoclip contro l'abbandono degli animali. È stato infatti presentato a Palazzo Panciatichi il brano Parallele di Francesco Guasti, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e dei consiglieri Andrea Quartini e Irene Galletti. Il video, ideato dallo stesso artista e diretto da Federico Perticone, è stato girato quasi interamente in un canile dell'Interland fiorentino, con l'obiettivo di raccontare l'abbandono degli animali attraverso una storia capovolta. Vite parallele, appunto, come quella di un cane e di un uomo che alla fine del video si incontrano. Voglio lanciare questo messaggio con la mia canzone. Ed è importante far vedere, insomma, è sotto la maschera, poi ci siamo, tutti possiamo essere anche dall'altra parte. Nel video è quello il messaggio che ho lanciato, quindi il parallelismo tra l'essere umano e gli animali che vengono abbandonati. In questo caso tutto si cambia e quindi veniamo noi abbandonati dagli animali e ci ritroviamo all'umanile, e quindi per far vedere, per far provare quello che possono provare loro, che è una cosa pazzesca per un animale, non solo a livello fisico ma soprattutto a livello mentale, essere abbandonati. Quartini si è soffermato sui numeri legati al problema. Sono infatti oltre 130.000 gli abbandoni di animali domestici che si registrano ogni anno in Italia. Per questo, secondo Quartini, diventa sempre più importante e doveroso il coinvolgimento delle istituzioni. Il presidente Giani ha infine parlato di un video di grande impatto, capace di sensibilizzare i cittadini sul problema dell'abbandono, allo scopo di risvegliare le coscienze e educare la gente. Arriviamo in questo periodo dell'estate. Ripenso non tanto agli articoli del luglio dell'anno precedente, ma ripenso agli articoli che giustamente i giornali fanno emergere nel settembre dell'anno precedente, quando ci si lamenta di casi che ogni anno sono grotteschi, di animali abbandonati, lasciati a se stessi. E onestamente l'appello che mi viene di fare è quello dell'attenzione a questi animali domestici che ci stanno tanto vicino durante l'anno e che per 15 giorni di ferie oltre i nostri confini dell'Italia non possono essere lasciati a se stessi e abbandonati.
E cambiamo argomento perché arrivano dalla Regione 46 milioni di euro per riqualificare 9 comuni. Sono infatti 8 i progetti in Toscana per riqualificare le periferie e i quartieri che non avevano più una vera identità. L'obiettivo dei progetti, ha dichiarato l'assessore regionale all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli, è superare il disagio socio-economico e socio-ambientale attraverso interventi di rigenerazione urbana. Vediamo i dettagli nel servizio. 8 città che diventano più vivibili e accoglienti grazie a più progetti di innovazione urbana. La giunta regionale ha scelto le idee che si tramuteranno in realtà nei comuni di Prato, Pisa, Lucca, Pistoia, Empoli, Cecina, Rosignano Marittimo, Poggibonsi e Colle Valdelsa. La regione ha stanziato 46 milioni di euro per 8 progetti che serviranno a superare il disagio socio-economico e socio-ambientale attraverso interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione urbanistica, di rafforzamento degli spazi pubblici, di creazione o rafforzamento di servizi che sono destinati al sociale, alla cultura, alla ricreazione, ricucitura di quartieri periferici con il resto della città. Tra le possibilità di intervento anche quella del recupero e del rilancio di edifici già esistenti. Il contributo minimo era stato fissato in 4 milioni di euro per 8 progetti. Ne sono stati presentati 21, che sono stati valutati da un comitato tecnico. Ci sono altri che sono rimasti fuori molto arrabbiati, però si trattava di un bando. Questi sono gli 8 che abbiamo potuto soddisfare. Io mi auguro che strada facendo, siccome poi alla fine i soldi mancano sempre, ma qualcosa pure residua, si possa dare soddisfazione anche agli altri. I progetti hanno la finalità di unire al centro storico quartieri periferici come i Passi a Pisa e il Macrolotto Zero a Prato, oppure, come tra Poggibonsi e Colle Valdelsa, il superamento dei confini amministrativi o ancora, a Cecina, il recupero e lo sviluppo del villaggio scolastico. E voltiamo pagina e parliamo di Poste, perché i sindacati toscani hanno gridato nei giorni scorsi un secco no alla riorganizzazione del servizio con consegne a giorni alterni e soprattutto no all'ipotesi di un'ulteriore privatizzazione, un fronte compatto al quale hanno aderito tutte e 6 le sigle sindacali che sui due fronti promettono battaglia. Vediamo il servizio. Fuoco di fila dei sindacati contro la privatizzazione di Poste Italiane. Ad alzare la voce con un documento unitario sono le sigle regionali SLC-CGL, CISL-SLP, Wilposte, FAILP, CISAL, CONFSAL e UGL, preoccupate per la decisione del governo di cedere il controllo del 35% delle azioni di Poste alla Cassa Depositi e Prestiti, oltre al prospettato collocamento sul mercato del 30% di azioni rimaste al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Noi lotteremo fino in fondo per far sì che l'azionista di maggioranza resti il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poste Italiane eroga un servizio pubblico universale, lo Stato si deve fare carico di mantenere questi standard. La decisione del TAR di bloccare la chiusura di diversi uffici postali in Toscana per le sigle sindacali non deve far abbassare la guardia, perché ora sono insorti nuovi problemi causati dalle regole per la consegna della posta, che sono già costate più di 100 posti di lavoro in Toscana, e in lungo andare la soglia, dicono i sindacati, potrebbe toccare il migliaio. In particolare su Arezzo e Prato è partito il sistema di recapito a giorni alterni, ci sono già dei servizi notevoli per la clientela. La chiusura degli uffici è stata solo scongiurata per i ricorsi al TAR. La prima fase della protesta si annuncia a suon di incontri con istituzioni, parlamentari, associazioni dei consumatori. Poi potrebbe scattare lo sciopero generale. E adesso diamo un'occhiata alla situazione del traffico in Toscana. Ancora aggiornamenti da muoversi in Toscana Info. Buongiorno da Mauro Ciutini. Sulla strada di grande comunicazione c'è una perdita di carico tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. La direzione è quella per Livorno. Un veicolo in avaria in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno, direzione Roma. Passiamo in A11, un veicolo in difficoltà tra Prato Ovest e Pistoia. La direzione è quella per Pisa. C'è un controllo di velocità in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione di quest'ultimo. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto si viaggia senso unico alternato per lavori tra Fivizzano e il Valico del Cerreto. Sulla statale 67, la Tosco Romagnola, anche qui un senso unico alternato per lavori tra Rufina e San Godenzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
E adesso apriamo una pagina dedicata allo sport e lo facciamo in compagnia di Fabio Ferri. Sì, ciao Chiara e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Parliamo di sport, parliamo in particolar modo però ovviamente di calcio oggi. Di europei e della grande sorpresa, la Francia in finale. Sì, la sorpresa è della Francia in finale, dobbiamo dirlo. Nessuno si attendeva che i padroni di casa, nonostante appunto avessero il fattore di campo a favore, riuscissero a battere la Germania, che fino ad oggi era apparsa la squadra più solida, quella probabilmente con più talento, anche quella con più fiducia nei propri mezzi, probabilmente anche il titolo di campione del mondo aiutava questa squadra a esprimersi. Ieri però, dopo una grande pressione da parte della Germania, la Francia ha trovato le armi nel contropiede, negli episodi, ha trovato soprattutto una fortuna a lei favorevole ed è riuscita a ottenere la vittoria, in particolar modo in copertina ci finisce Griezmann, che è il talento forse più cristallino emerso nella partita di ieri. Per quanto riguarda i transalpini, pensare che è un giocatore che fino ai 14 anni era praticamente stato scartato da tutte le scuole calcio francesi, è dovuto andare fino in Spagna alla Real Sociedad per giocare, da lì è cominciata poi la sua rimonta verso il calcio che conta, e davvero direi che ieri si è tolta una grande soddisfazione, come si è tolta una grande soddisfazione tutta la Francia, che dunque ospiterà la finale dell'Europeo e avrà il piacere di vedere la sua squadra, appunto la nazionale francese, affrontare il Portogallo. E ci sono qualche novità di mercato? Sì, parliamo anche di mercato. Ovviamente nella giornata di oggi innanzitutto verrà presentato Kevin Dix alle ore 13.30. Questo è il secondo colpo di mercato della società viola, almeno per questa sessione estiva di calciomercato. Kevin Dix è un esterno olandese, un esterno di difesa, un terzino destro, molto giovane, molto promettente, che arriva dal Vitesse. Oggi dirà le prime parole al pubblico fiorentino e soprattutto alla stampa fiorentina. C'è grande attesa per questo ragazzo, perché davvero viene considerato un prospetto molto interessante. Nel suo paese ormai è stabilmente una presenza fissa per quanto riguarda la nazionale Under 21, quindi c'è grande curiosità per conoscere Kevin Dix, dopo che ieri abbiamo conosciuto Bartolomei Drongoski, il neoacquisto per quanto riguarda il ruolo di portiere. Entrambi i ragazzi sono giovani, entrambi i colpi sono quello che si può dire una corvinata, quindi profilo del giocatore sconosciuto, molto giovane ma con prospettive importanti che magari un giorno potrebbero tornare utili alla Fiorentina, se non su un punto di vista tattico e tecnico, almeno da quello economico, perché sappiamo che poi Corvino punta molto anche alle plusvalenze. Parlando di mercato, Fiorentina che sta cercando un difensore centrale affidabile, almeno al pari di Astori e Gonzalo Rodriguez, e il nome giusto potrebbe essere quello del croato Ciorluca, che ha grandi esperienze in Premier League, soprattutto con City e Tottenham, e che oggi milita nel campionato russo, dove peraltro percepisce uno stipendio importante. Questo potrebbe essere un ostacolo. Giaccherini piace, continua a piacere il talento messo in mostra dalla nazionale di Antonio Conte. Non è più giovanissimo Giaccherini, ma davvero ha impressionato tutti, e soprattutto la sua stabilità, la sua solidità, la sua capacità di fare la differenza con quantità ma anche con qualità ha rubato un po' gli occhi a tutti i direttori sportivi d'Europa. La Fiorentina ci sta provando, ma non è una trattativa semplice, come Fiorentina che ci sta provando anche per Baebek, è un nome che nelle ultime ore ha preso quota, per così dire. È un attaccante giovane anche in questo caso, promettente, che ha trascorso l'ultima parte della stagione al Saint-Étienne, ma che è di proprietà del Paris Saint-Germain. È un ragazzo che, come capite anche dalla bottega da cui arriva appunto il Paris Saint-Germain, ha grandi qualità. È chiaro che il Paris Saint-Germain non è certo il club che ha bisogno di cedere i giocatori per far cassa, perché ha una disponibilità economica già adesso praticamente infinita. Infine dobbiamo ricordare ancora semplicemente che Jean-Paul Beutius è uno degli obiettivi per quanto riguarda la Fiorentina, un esterno olandese che gioca nel Basilea classe 94 e che domenica scade il termine ultimo per Mario Gomez per dire sì al Besiktas. Quindi se Mario Gomez vorrà restare in Turchia dovrà dire sì al Besiktas entro domenica. Nel frattempo, domani la Fiorentina parte e va verso Moena per ricominciare la sua stagione, riparte il ritiro, quindi Fiorentina che sarà a Moena, noi saremo con loro, e alle 14 è previsto l'arrivo della squadra nel paese della Val di Fassa, noi saremo là e vi offriremo poi tutte le immagini, tutto lo spaccato delle varie giornate della Fiorentina.
Perfetto, grazie mille a Fabio Ferri per questa ampia pagina di sport. Vi ricordo appunto il tuo appuntamento con T-Sport. Certo, 19, ore 19, T-Sport, non ve lo perdete perché davvero parleremo di tutti gli sport e anche della Fiorentina. E vi ricordo anche l'appuntamento alle 20.35 con Telegram. Studio TG finisce qui, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.